Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Bentornati in casa Redfield, ragazzi. Allora, dunque, facciamo il punto subito 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 della situazione. È Santo Stefano e come potete vedere, Jill e Dylan non sono in casa. Per quale motivo ragazzi non sono in casa? Perché stanno mangiando al ristorante fuori con um, Claire Thomas um, e le bimbe, insomma, di Claire Thomas. E um, quindi i nostri hanno pensato bene di festeggiare il Santo Stefano con gli amici. L'avevo già un po' accennato, se non ricordo male, ragazzi, nell'episodio precedente. Ed ecco qua, la nostra si sta occupando. Come avete visto, il bel Mirko si stava, stava occupando, ragazzi, delle pulizie, insomma, no? Di mettere un po' in ordine la casa Si sono divisi un po' tutti quanti i compiti, ecco uh, Quindi, caro, mh, per favore, fai una cosa Fai il bucato, aggiungi la lavatrice E fai il bucato, aggiungi la lavatrice Mentre la nostra, che, ragazzi, è bella veramente Guardatela Come il sole, eh Sta provando a cucinare, ragazzi io temo fortemente questo momento, ma non me lo voglio perdere perché la nostra non ha mai, ma dico mai, ma dico mai, credo toccato prima un piatto. Scusate, è tutta colpa di questi ingredienti seccadenti. Da immondizia, proprio se il piatto verrà uno schifo. Ma no, tesoro, forse hai già cucinato prima. Fatemi vedere: controlla il forno 1, cucina uno e... eccola lì. <ride> Guardatela in faccia, guardatela C'è cioè, proprio da lei ragazzi, questa faccia E nel senso sì, di cercare di far finta che non sia stata lei a combinare il casotto ragazzi E dicevo, rapido punto della situazione Se ben ricordate, nello scorso episodio La nostra Rebecca, che sembra tanto timidina ragazzi Sembra tanto insicura, no? Si è fatta coraggio e ha chiesto a Mirko di convivere Ovviamente, ragazzi, prima ha chiesto il parere dei suoi genitori perché, uh, a differenza di sua sorella, lei è una ragazza più a modo, diciamo, um, cioè rispetta un, po più, un pochino di più le regole. Ecco, mettiamola in questo modo qui. Cara, tu uh, mixa la bevanda, uh, sorsala di agrumi e, e poi fai una cosa. Um, mm, 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 mm. Sì, così offriamo da bere, griglia, no. Poi magari farai anche tu un pasto grandioso, così abbiamo 800.000 ingredienti, cioè piatti cucinati, ragazzi. Non rischiamo di... ecco, lei sta provando a fare il prosciutto, tu magari prova, non lo so, il pesce. E, e quindi sì, si è trasferito qui, ragazzi. E io ho in mente per lui eh, un po' una, una storia. Nella mia testa già un po' è, un po è partito tutto, diciamo. Per cui sì, lui avrà una sua storia, ragazzi, ovviamente, legata eh, ovvio a questa famiglia. E ho. Ho trovato per lui un lavoro, ragazzi, perché vi ricordo che lui vuole diventare favolosamente ricco. E vi ricordo ancora che lui fa parte del corpo di ballo della nostra Sherry, quindi della nostra erede. Però, ragazzi, obiettivamente per avviare una scuola di ballo, per una scuola di ballo, tutta loro, insomma così, non è facile. Quindi, mm, visto che lui ora vive qui, si è anche sentito un po' in dovere, ragazzi, di portare di contribuire alle spese e quindi ha trovato un lavoro come tecnico dell'ufficio postale quindi a credere affaristica ragazzi um, in base ai suoi tratti io di solito ragazzi il lavoro lo scelgo un po lo, lo decido un po' in base all'aspirazione ai tratti e questa volta diciamo che i tratti non mi hanno proprio tanto aiutato perché è romantico è verso attivo sapienza affaristica quindi diciamo che ora distinto volevo fare qualcosa in questo settore qua No, poi forse un po' la sapienza affaristica, ragazzi, cioè in realtà fare un'altra carriera di nuovo sulla mh, dedicata all'atletica, non, non lo vedevo per lui, non lo vedo un atleta, ragazzi, addirittura a lui piace ballare, sì, quindi è sicuramente un atleta, ragazzi, che, un ballerino, stiamo sempre lì, però non lo vedevo proprio tipo da palestra, insomma, avete capito? Sì, la fa per, perché è necessario per i suoi allenamenti, però non lo vedo così fissato come Claire, ecco, per esempio. E diciamo che la sapienza affaristica un minimo mi ha un po' aiutata a scegliere questo impiego Come va? State preparando? Eh sì, live uh, il livello 2 di cucina, tesoro! Hai visto che progressi? Congelamento a morte, patata, però dovresti entrare in casa adesso Dove sei? Dove sei? Eh Tutto il giro di Peppe, ok, fai come ti pare Ehm... Oh santo cielo... Quindi sì, i nostri ehm, hanno deciso di dividersi i compiti come dicevo All'inizio ovviamente ragazzi immaginate Cher non voleva proprio fare niente Però la sorella insomma diciamo che l'ha convinta ehm, Cioè nel senso le ha detto guarda non è che qua possiamo fare tutto noi mh, Devi anche tu in qualche modo contribuire E quindi la nostra ora non appena avrà finito di cucinare ragazzi Tanto lei, il pasto grandioso non frega molto. Inviterà gli ospiti perché questa è la tradizione, quindi, cara mia, invita nell'otto attuale. Ovviamente, andrà a invitare Mirko, ragazzi. Perché figuriamoci se non lo invita i, i loro amici, ragazzi e gli amici di sempre. Ecco, e secondo me, Gianluca De Luca vorrebbe, ragazzi, vorrebbe invitarlo, però. Non so, non so ragazzi mm, Non ce lo vedo forse per questo evento qua, Gianluca De Luca Poi fatemi sapere se, cosa ne pensate Perché l'ho immaginata più un'uscita Cioè un'uscita, diciamo, un raduno così, no? Trascorrere il uh, Santo Stefano proprio con gli amici amici Ecco, mettiamola in questo modo Ragazzi, qua è tutto pronto Vi date una mossa o farete tardi per cena? Eh sì, certo Vedo pure tu tesoro, eh Preparatissima Oh, che bello Nemesisina ragazzi, invece, eccola qua è una per non dire altro, e quindi vai. Mamma mia, ste due. <ride> Vostra madre. Cioè, io non oso immaginare quando non ci sarà più, ragazzi, Jill. Perché sarà un disastro. Caro, tu vieni qua, accendi, metti un po' di musica, tipo un po' di blues. Non so perché, ma io lo immagino lui, ragazzi. Che eh, regola il volume, sempre abbiamo al minimo. Oh, dunque, chi è arrivato? Iniziano ad arrivare, ragazzi. Quindi vieni qui. Ma come presentazione? Vabbè, ragazzi. Buonanotte, buonanotte. Questi prende e ballano, eh. Mi sembra giusto. Quindi balla con Alessandra. Vuoi ballare, tesoro? Balla. Sì, scatenatevi, dai. Nel frattempo che le nostre preparano. Mamma mia. Ce l'avete fatta in qualche modo? Potresti pulire il bancone mentre io cucino. Ma ora devo anche pulire. Eh, certo, tesoro, non è che. Mi manca la mamma. Eh, lo so tesoro mio. Ma questa qui sarà, eh, come dire, una volta che vostra madre non ci sarà più, dovrete farle da sole le cose. Davvero non possiamo avere un maggiordomo? Eh, tesoro mio, no. Niente maggiordomi in questa casa. Deve essere tutto frutto delle vostre fatiche. Allora, dunque, vi volevo far notare, ragazzi, che io ho preparato, ho costruito... Questo è in bagno, vi prego. È vero che le ragazze vanno in bagno insieme, però... Abbiate pietà, su eh, Le conosci? Scusate, eh Perché a sto punto mi vengono i dubbi mistici Loro le conosci? Stanno litigando Perché? Pure l'altra è arrivata Ragazze, che cacchio state combinando qua? Guardatele Proprio in... Ma che è successo? No, vabbè Io... Ho perso le parole Allora, dunque eh, Le altre due, dicevo, le conosci? Ah, lei, sì, allora facciamo una cosa Senti, invitali a ballare, ti prego Invita Alessandra a balla le tutte, invita Michela a balla Invita anche Maki. Ti prego, perché Ecco, invita Mirko Ball Ballate tutti, non, non è proprio il caso Di litigare, e dicevo ragazzi Ho costruito una stanza, perché ho costruito Una stanza Perché ragazzi miei ehm, Diciamo che Dylan, io lo immagino un nuovo un po' di altri tempi, cioè nel senso lui è quello che ha detto. Ok, va bene, eh, vuoi convivere? Perfetto. A sua figlia Rebecca mi sta anche bene, ok, fallo venire qui. Però voi non siete sposati quindi non esiste, non potete condividere lo stesso letto. Io non lo accetto finché io sarò vivo e sarò il proprietario di questa casa, non mi sta bene. Quindi, questa è la stanza che io ho costruito per Mirko. E un domani, ovviamente, ragazzi, quando saranno sposati per uh, Mirko e Rebecca, ovvio, spero vi piaccia Ho utilizzato per, um, cioè, la, la maggior parte comunque degli oggetti, ragazzi, della eh, dell una nuova espansione, appunto e, mm, e mi piace tantissimo, volevo farla sui danni così dell'arancione, non so perché mi ha preso sto colore, quindi volevo farla così Spero piaccia anche a voi, allora ragazze, dunque, ci siamo, per favore? Oh, perfetto! Allora, fai una cosa, tesoro, uh, chiama il pasto grandioso! Non avete molto appetito, però, insomma, no? Magari i vostri amici sì. Scusate, ma il tuo pasto grandioso, per la precisione, che fine ha fatto? Io non è che voglio intromettermi, ma che fine ha fatto? L'hai buttato? Sta ancora qua? Ragazzi, perché fa queste cose? Non ho parole. Cosa hai combinato con quel piatto? Cioè, sono cieca io che non lo vedo, ragazzi. No, eccolo qua, ma guarda te. Ma Cerri tesoro, ora capisco che puoi vergognarti di come è venuto. È venuto normale, cioè, nel senso tutto normale, poi niente di che. Ragazzi, è pronto? Non date retta, mangiate il mio piatto che è molto più buono. Vabbè, okay. <ride> Va bene. Um, mangiate quello che vi pare, insomma, per farvela breve. Oh, basta ballare, vai. Ragazzi, non dovete litigare. Ma no, ma sei tornato. Vabbè, allora, visto che tu, no, 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 tu non sei invitato a questa serata, Dylan, non puoi imbucarti. Fai una bella cosa, stai qui. Uh, fai un disco pisolino, è tornata anche Gile, lei sicuramente ha una certa età, quindi tesoro fai un pisolino pure tu, ma non rompete il pero, perché questa è la serata delle vostre figlie. E quindi i nostri giovani, che ovviamente stanno qua in piedi, ragazzi, mangiano, uh, che è un buffet, ragazzi, va bene, ok. Uh, vieni qui tesoro, perché ecco, c'è qualcuno di intelligente, vieni qui e io immagino subito che lei goditi la compagnia. Ehm, uh, dica allora Ecco, fai un brindisi, va Tu, tesoro Siediti, siediti qua Tu anche, mettiti seduto per piacere Allora, che ne pensi del piatto che ho appena cucinato? Hai visto quanto sono stata brava? Ah davvero, questo l'hai cucinato tu? Eh, ma certo, che pensi che non sono in grado, eh, voglio dire. Mm? Voglio vederlo vuoto, quel piatto, eh? E poi fai una battuta di abbordaggio audace perché sei molto fiduciosa. Quindi come minimo, eh, sì, lui apprezza, tesoro. Guardate, guardate come lo fissa, guardate come lo fissa, sta controllando che lui... Oddio, guardateli. Ragazzi, mi fa morire a me questa qua, vi giuro. Mi fa morire, non lo so perché, ma mi fa morire. Cioè, è, è, fa proprio delle espressioni. È, è strafottente, proprio, ragazzi. C'è una faccia strafottente. E lui è flirtante, cioè, lei è fiduciosa. Guardatela, lei è tuttora fiduciosa, niente di che. mentre lui è flirtante, ragazzi miei. Ora, io, ho sta cosa. Sai, sei così bella stasera? Non vorrei scatenare una guerra nel farti questo complimento, tesoro, ma hai preso una pallina in testa, una pallina da baseball in testa quando eri piccolo. Io sono sempre stupenda. Eh, ammazza, e viva la modestia, cioè, mamma mia, tesoro, calmati. Tratta freddamente, questo sarebbe da lei, perché lei è il tipo che se le gira il plumbo ragazzi, lo tratterebbe freddamente, ma no, perché come sappiamo lei cerca sempre un po' no di ecco, Battuta di abbordaggio. Dopodiché Potreste venire anche qua. A prendere una bevanda? Mm, sì, bevi. Anche tu, tesoro, bevi. Anche tu, bevi. Bevete tutti. Fatevi sta bevuta che ci vuole. Tutto a posto, perfetto. Direi che questo. Propongo un brindisi, ecco, non bere più, va ah. Io direi di festeggiare al fatto che sono diventata la nuova erede di questa legacy Quindi a me, brindiamo a me E alla buonissima e deliziosa cenetta che ho preparato Tesoro, guarda che non l'hai preparata soltanto tu, ora io non voglio criticare Ma tua sorella ha contribuito, te ne ricordi, vero? Che ha contribuito anche lei, ragazzi, ma perché sta... Sta donna mi fa disperare quindi, auguri a tutti Ma soprattutto a me Bene, mi fa tanto piacere Oh, e vai Hai anche festeggiato Dopodiché, tesoro mio Ci vuole un bel ballo Eh, lui si unisce Ti stai venendo al brindisi, tesoro Scoppio ritardato, ma va bene, beveteci su Non bevete troppo, ragazzi Non bevete troppo Mi raccomando, tu bevi qua da solo Tesoro, entra in casa Entra in casa Ma perché stai qui? Uh, allora, no, allora, per favore, vai qui. Questa balla, vabbè ragazzi, eh, si sa, è tutto un ballo qua. No, cer cerca un attimo di indagare, anzi indaga lei. Cerca di capire cosa è successo. Stai già andando a indagare. Cioè, stai andando a indagare. Stai già indagando tesoro? Basta bere sto coso, basta, hai bevuto abbastanza, poi vedi che... Secondo me lei un po' indagherà. Allora, prima ho sentito um, dei rumori provenire dal bagno e di sicuro non era il mio vecchio cassettone. Quindi, che dire della giornata? Tutto bene? È successo qualcosa? Ti sono, stai addirittura sparecchiando. Madonna, non mi, non mi sembra vero. Sai, forse non lo so, ma mi è sembrato di sentire un po' gridare. Eh, forse, sai, non lo so, non è allucinazione mia. No, guarda, non è una tua allucinazione, se proprio vuoi saperlo. Le ragazze stavano litigando perché vorremmo andare a fare un viaggio per promuovere il gruppo? No, io lo sapevo che non era il cassettone. Eh, beh, tesoro mio, no? Che non lo era? Tu nel frattempo, guardatela, è molto flirtante. Sentite, ma voi no, perché dovete stare sempre in mezzo un po' al pero? Potreste, tipo, che ne so. Che vi faccio fare, però, poveretti? Da una parte. Eh, potreste. Mm, no, il bagno in piscina. Paura che morite. Oh, vieni qua. Bevi, bevi. Bevete qualcosa. Cercate a modo, vo a modo vostro, diciamo, di. Ehm, ecco, fare, no, le varie. Cosine per. Per la festa, per Santo Stefano, vieni qua e fargli una posa sexy, tesoro, perché come minimo tu una posa sexy la devi fare. Coma alimentare per aver mangiato un posto grandioso, va bene, ok? E dicevo, volevamo fare un viaggio per um, promuovere insomma la nostra compagnia di ballo, ma tua sorella non vuole. Uh, non so, um, sai, non è certo un uh, videogioco, non è una cosa proprio semplice da organizzare, penso. Forse dovreste parlarne davanti a un cappuccino, non, non credi? Comunque mi lasci come una statua perché mia sorella è una che si butta di solito. Ehm, quindi non lo so, non, non la vedo così posata e attenta. Ma sei proprio sicura? Sì, guarda, ci ha tirato una bidonata. All'inizio sembrava convinta, ma poi invece. Beh, certo sarebbe un sogno, no? Come vedere l'arcobaleno. Beh, sì, sarebbe fantastico. Eh? Tostarella dovrebbe più darsi da fare, immaginiamo stai dicendo, per questa. per cercare di aprire questa scuola. Eh, tesoro mio. Eh, voglio dire. Apritela tu, eh! E eh, vabbè, insomma, abbiamo capito perché le ragazze stavano un po' discutendo. Perché diciamo che c'è chi inizia a essere un po', secondo me, gelosa della gestione, no? Della... Tesoro, che stai facendo qua? Ti prego, bevi. Stai in castigo. Non lo so, cara, tu dopo che hai finito qui, tua sorella ha già fatto troppo per cioè, conoscendola. Quindi vieni qui e tu... Ecco, magari cerca di interagire con tutte loro. Ecco, vedete, è presentazione amichevole, ma stiamo scherzando davvero, ragazzi. Suona le trombe, vabbè, insomma, divertitevi. Discuti degli interessi, vabbè. E lei, ragazzi, sì, lei è qui. Che flirta più non posso Dov'è? Tutti in bagno, sì, vabbè Davanti agli scacchi non vi ci vedo proprio a parlare Ma perché parli con lui da qui a lì? Non dovreste fare tutto un applauso a me? Per il pasto fantastico che ho preparato Guardate! Cioè, ragazzi, allora, sembra veramente fatto apposta Vi giuro, ma non lo è Guardate gli sguardi che... Gli lancia, cioè gli lancia proprio degli sguardi Guardatela con queste espressioni molto sexy Tesoro ma... Eh? Eh secondo me qua... La nostra... Eh ragazzi... Accarezza la guancia Dai vai a dare un po' fastidio perché è proprio da te Beh non è che hai fatto chissà cosa eh uh, Voglio dire... Um, non ti rifai neanche il letto la mattina Eh? Oh, è stata veramente, guarda, una cena invece piacevolissima, io l'ho adorata, ho adorato anche la ricetta, me la potresti passare? Beh, guarda, mi farebbe rividire il fatto che tu abbia bisogno di una ricetta e che non sappia prepararla da sola, in realtà. Beh, sai, io non ho mai mangiato cibo spazzatura, non sono una gran cuoca, eh, quindi, veramente, mi faresti proprio... Guarda, ragazzi, mi renderesti proprio felice. Um, come se fosse una bella giornata di sole, insomma, se volessi donarmi la ricetta. Certo, tesoro, quella sta proprio pensando alla ricetta in questo momento. Um, no, lei... Secondo me, invece... Quindi mi servite voi due fuori dal pero, per favore. Quindi tu, tesoro, vieni qua, usa. E tu caro, uh, vieni qua uh, in fila per il bagno, diciamo. Perché la nostra cosa sta facendo? Sta ripulendo tutto. Mentre lei, ragazzi, o me la immagino, fare questa cosa qua. Allora, mm, sciogli il gruppo. Formerà, ragazzi, un gruppetto particolare. Cioè, solo con lui. E io immagino, tipo, che adesso si avvicinerà a lui, ragazzi, gli dirà qualcosa. Eh, lei è flirtante, ragazzi. Quindi, secondo me. Mh, tipo. Immagino. Dov'è, dov'è. Ecco, sussurra seducentemente. Gli dirà: Senti, ma. Non sei un po' stanco del. Insomma, di tutto questo caos, non pensi che dovremmo stare un po' da soli? Capirai? Non, non gliel'avesse mai detto, ragazzi. Lui, cioè, proprio lui, pende proprio dalle sue labbra, ragazzi. Quindi, figuriamoci, la seguirebbe anche in capo al mondo. E lui, beh, non sono qui per prendere mosche. Quindi, ovunque tu voglia portarmi, bene. Allora, seguimi. E io immagino proprio, sì, ragazzi, qui. E qui ragazzi, entra senza vestiti insieme Perché lei, sì, lei è un po' così ragazzi, ragazzi Voi in realtà Tesoro stai in gente da nonnetta? No eh, Immaginiamo che appunto sono tornati, magari uh... mm, Tesoro perché non fai una cosa? Guarda, leggi qualcosa mentre lui potrebbe in realtà Stai qui Ecco, ripara gli impianti idraulici. Guarda, un po' di tempo passerà. Allora, ce l'hanno fatta entrare, ragazzi. Oh, ecco, diciamo che io li inquadro di un po' di spalle, ragazzi. Per ovvi motivi, uh, e lei lo bacerà, Vienda Se che lo bacerà ora cerchiamo di inquadrarli in modo troppo. Cioè, senza scendere in particolari troppo intimi, allora. Non trovi che sia un ottimo sistema per scaldarsi? Guardate lui, ragazzi, eh? E lui? Ma cosa stiamo facendo qui? Oh, non preoccuparti. Sei uno che pensa troppo. Dovresti rilassarti, capisci? Eh? Ma vedi, io e te non stiamo insieme, quindi. Ma ora chiudi quella bocca. Vabbè, insomma, abbiamo capito. Abbiamo capito ragazze, abbiamo capito la nostra al solito suo eh, lei è una che come dire non si è accorta, ovviamente immaginiamo ragazzi che i genitori sono tornati altrimenti colpero che farebbe una cosa del genere Mentre lui è qui io non capisco perché non possiamo dormire insieme oddio te l'ho già spiegato ti prego mio padre è un tipo all'antica ho capito, ma dai, per me questo è stato un duro colpo, è una giornata di pioggia. Papà ti dovrebbe farsi una ricerca su uno smartphone e capire che insomma siamo in un'epoca più moderna adesso. Lo so, Rosa mia, dai, non fare così, ti prego. Ok, cerca di portare un po' di pazienza. Lo so, ma vedi, è difficile starti così vicino, mangiare con te e non poter condividere il letto con te. Allora cosa vorresti fare? Vorresti fare una ricerca al computer o con lo smartphone e andartene a vivere via, via da qui, da un'altra parte? Eh? È questo che vuoi? Mia madre non sta bene, lo sai? Perché immaginiamo, ragazzi, ovviamente, che. Um, sappiamo, no? Che Jill. Purtroppo, nello scorso video abbiamo visto, ragazzi, che Jill non sta bene, cioè sta molto avanti con l'età, quindi immaginiamo che non stia bene. E che quindi, eh, da un momento all'altro, caput, eh, ecco, ci siamo capiti. E quindi lei, immaginiamo appunto che abbia magari una malattia, cose del genere. Eh, lo sai che mia madre sta male, lo so, ma infatti non ti sto chiedendo di fare un viaggio. Però, cavolo, almeno dormire insieme. Dai, mio piccolo dolce cupcake, non puoi cercare di parlare con tuo padre e convincerlo? Eh, eh guarda... Mm, non lo so, sì, mio padre avrà anche uno smartphone e sarà un tipo moderno, però su certe cose è proprio un disco rotto e non cambia idea. Eh, prevedo tanti giorni di pioggia. Eh, lo so tesoro, prevedi bene, prevedi bene. La nostra nel frattempo sta qui... Oh mio dio ragazze, viva le te! E io in realtà avevo in mente qualcosa per loro due. Ebbene sì ragazzi, la nostra ha deciso di fare questo passo con Mirko, ragazzi, cioè l'ha stuzzicato, l'ha stuzzicato, l'ha stuzzicato e questo è il risultato ragazzi, però sappiamo perfettamente che Sherry non ha alcuna intenzione di legarsi, ragazzi. Non, non ora, cioè non. Non è interessata. Ecco. In questo momento a un legame. Eh, come la prenderà, ragazzi, Mirko? Che sono veramente tanti anni. Voi immaginate, sono anni che le sbava dietro. Che, che è innamorato di lei, ragazzi, che è veramente sinceramente, profondamente innamorato di lei. Per lei è un gioco, per lei è una sfida, per lei è no. Eh, ma per lui non, non è la stessa cosa quindi come la prenderà secondo voi e come si comporterà Sherry io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio abbiamo assistito al Santo Stefano ragazzi qua ci sono i nostri che ancora stanno un po' discutendo sul fatto ma perché non possiamo dormire insieme ma perché non cerchi di far ragionare tuo padre ma cerca di capire lei ragazzi mh, Rebecca io la immagino comunque um, Molto complice con suo padre che riesce perfettamente a capire il suo punto di vista. Cioè, per Rebecca, comunque, finché sono vivi, i suoi genitori sono loro, comunque, proprietari di questa casa. Quindi, come si dice, no? Eh, casa mia, regole mie, ecco, diciamo, fra virgolette. E, e quindi, sì, non, non riesce a capire come invece eh, Mirko non riesca, insomma. A capire, a, a condividere questo, questo pensiero, cioè quantomeno non, non a condividerlo, ma a, a capire, ecco, a rispettare questo, il punto di vista di suo padre, quindi ragazzi, io direi che se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione ragazzi potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, potete trovare ovviamente le playlist, la programmazione del canale, ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando ragazzi andate in tutti i loro canali e iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Mi raccomando, campanelline attive, perché soltanto eh, con la campanellina attiva ragazzi vi arriva una notifica quando qualcuno di noi pubblica un, vi un video, appunto un contenuto sul canale, quindi non rischiate mai ragazzi di... Ehm... Stare indietro, comunque, ecco, di non essere sempre aggiornati eh, circa i contenuti che pubblichiamo nei nostri canali. Quindi mi raccomando, campanelline attive. Ragazzi, io spero veramente che vi sia piaciuto questo episodio. Incasinato come sempre, perché in questa, in questa casa, ragazzi, in questa famiglia, non può mai andare tutto quanto liscio perché non si può. Fatemi sapere cosa ne pensate della situazione Cherry Mirko e della situazione invece Rebecca Mirko, questo Mirko. E che dire, vi abbraccio forte. Vi auguro ancora un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene: Sul Soul Simmers. E non.